Qui ci troviamo in una bellissima vigna e la meteorologia, per esempio la previsione della temperatura, ci aiuta in primavera per scongiurare le gelate precoci, ma anche in autunno per segnare le date di migliore raccolto dell'uva. Ad esempio, nella zona di Morgé è possibile vinificare e fare la vendemmia tardiva di uve particolarmente pregiate solo quando la temperatura ha raggiunto i 6 gradi sotto zero. Ecco, in questo caso una previsione di temperatura corretta aiuta tantissimo il vignaiolo, che riesce a raccogliere l'uva esattamente nella sua fase di miglior maturazione. Uno dei campi di azione privilegiati di sinergia tra la meteorologia e un'applicazione è per esempio l'agronomia. In queste situazioni, infatti, una buona previsione riesce a dare opportunità migliori sia per la scelta della decisione opportuna e sia per una pianificazione più oculata. Ad esempio, una previsione di temperatura corretta riesce ad impedire alle vigne in cui ad esempio ci troviamo di scongiurare gelate e fenomeni che potrebbero portare a un disastroso raccolto poi più tardi. Sempre nella stessa maniera, una scelta opportuna di pianificazione sulle condizioni meteorologiche riesce a permettere una migliore distribuzione degli agenti fitosanitari. Una certa immagine stereotipata della Valle d'Aosta, considerata un po' la terra delle nevi eterne, suggerisce nell'immaginario comune che la viticoltura in Valle d'Aosta sia un'acquisizione recente dovuta un po' ai cambiamenti climatici. In realtà la viticoltura in valle, lo dicono non solo le fonti climatologiche ma anche quelle bibliografiche, è tutt'altro che un'acquisizione recente. La prima citazione risale al 63 d.C. e parla di un utilizzo ordinario di vini in Valle d'Aosta. Stessa vigna nella quale appoggio i miei piedi è una vigna con un lungo passato, è un cru riconosciuto e identificato bibliograficamente già nel 1700, non lontano da qua. Nelle vigne di Olignan, 300 metri a monte, la prima citazione bibliografica risale già al 1300 e parla di un'area vitata utilizzata per floridi commerci. All'epoca la Valle d'Aosta commercializzava ordinariamente con le vicine terre del Vallese e della Savoia la propria produzione di vini. Se le particolari condizioni microclimatiche della Valle d'Aosta, grazie alla barriera delle Alpi, hanno consentito in valle delle condizioni microclimatiche di particolare pregio per la viticoltura, che hanno consentito di avere dei vigneti fino a 1200 metri, 1300 metri di altitudine nella zona di Morgé e La Salle, queste condizioni, oltre a dare tanto, in un certo periodo hanno anche tolto tanto alla viticoltura valdostana. Nel periodo della cosiddetta microglaciazione, tra metà del 700 e metà dell'800, il livello dei ghiacciai in Valle d'Aosta aumentò notevolmente, impedendo di fatto il transito sui colli che consentivano il commercio di vino tra una vallata e l'altra. Questo stato di cose impedì di fatto la commercializzazione del vino valdostano attraverso il passaggio obbligato dei colli, impedendo la vendita del prodotto locale nelle vicine vallate svizzere e francesi, sancendo di fatto il quasi tracollo della viticoltura valdostana per un periodo durato più di un secolo. La meteorologia quindi è una scienza che è a servizio di altre scienze, di altre attività, quindi non è solo finalizzata a un discorso di prevenzione con scopo di protezione civile, ovvero connesse ai rischi naturali, ma è strettamente collegata alla corretta pianificazione di molte attività che vanno appunto dall'agrometeorologia alla previsione per gli incendi boschivi, piuttosto che per tutte le attività di tipo sportivo o anche turistico-ricreative. In Valle d'Aosta, per esempio, è molto importante per la pianificazione corretta sull'alpinismo e sullo scialpinismo. Quindi è veramente una scienza tutto tondo che può permettere, diciamo così, di pianificare al meglio le attività.